Buonasera a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, non so se sentite un po' di musica, tutto questo ambiente così, perché ragazzi oggi siamo a Ostia Comics, un nuovo evento cosplay con tanti cosplayer e oggi è il primo giorno, devo dire c'è già un botto di gente, ho già visto qualche cosplayer da andare a dargli fastidio, a fargli qualche domanda, ma ovviamente dopo che come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutto quello che dovete fare sempre, dagli, che già vedo i primi cosplayer, mo già gli va da fastidio. Ciccio, vieni qua, via. Allora, ecco le prime cosplayer. Tu sei? Elena. No, che personaggio è? Non mi interessa come te chiami. Che personaggio è tuo? Frieren. Sì? Frieren. Avrei detto Atena dei Cavalieri dello Zodiaco, ma evidentemente mi sbaglio. Tu invece sei? Makima. Ma perché avete scelto questo personaggio? Io l'ho scelto perché è una bella donna, perché è una gran gnocca e soprattutto... Questo lo lasciamo dire a voi nei commenti qua sotto. È una bella donna? È una gran gnocca? Fatecelo sapere. Tu invece perché hai scelto questo personaggio? Mi piace il carattere, come sono sviluppato, in generale mi piace molto anche l'opera. Il primo vostro cosplay che avete fatto qual è? Io Atsushi di Bonsai Dotsu. Ok, tu invece? Tsunade di Naruto. Lo rifarete? No. Ma perché no? Perché sono passati 20 anni e non mi va più. E vabbè, tu invece lo rifarai il tuo primissimo cosplay? Non penso, perché la parrucca era troppo complicata e ho sofferto troppo. Hai sofferto troppo, por lavoro. Come no, non sei Batman. No, non sono Batman. Cioè, avvisa che non ve si vede. Ecco. Allora, perché hai scelto sto cosplay? Innanzi da parto da Joker. Perché no, la vera domanda è. Il personaggio principale in realtà è Joker, esatto. Lo sanno tutti. Tu invece? Perché no? Perché giusto. Sei raga, il vostro avvicinati, non ti emoziona. Devi chiedere perché ha fatto cappuccetto rosso quando era meglio il lupo. Questa è la vera domanda. Cappuccetto rotto, no, rosso, no. L'abici, non si per il primo tuo cosplay qual è stato? Robin Hood. Tu invece il tuo primo cosplay? Questo. Lo ammetto. Il primo e continua a portare il primo. Era Robin, però ha fatto una brutta fine. Lo riporterai prima o poi? Sì. Lo riporterò. Sì, non diciamo ma qua. Ma. Oggetto di un pizzico di follia. Pizzico di... Ci piace. Tu invece lo riporterai il tuo primissimo cosplay? Sì. Quando me lo chiedono. Quando te lo chiedono. Raga, chiedetelo qua sotto nei commenti, così al prossima fiera porta il suo primo cosplay che è, ripetilo, Robin Hood, quello con la testa da volpe. No, il Robin Hood classico. Beh, bello, ci piace. Scusa, ma vogliamo inquadrare un attimo Catwoman, per cortesia? Dove sta Catwoman? Dove sta? Beh, vieni qua, Catwoman. Com'è che va Catwoman? Così, il tuo primissimo cosplay qual è stato? Catwoman, bravo, bello, ci piace. Da quanto tempo lo porti? 2011. Dal 2011 non hai mai cambiato cosplay, sempre solo questo. Bello, a tutte le versioni però. Sempre lo stesso personaggio però. Ci piace, ragazzi, scrivete nei commenti a voi, vi piace? Allora ragazzi, non so se sentite che sta una ballaccia, sta un casino da Madonna. Che personaggio è tuo? Questo sono un allievo di una scuola di Kung Fu del quarto anno. Qui con la scuola di Kung Fu di Ostia antica, Long Feng Kung Fu Academy. Pensavo fosse di Star Wars, lo Jedi di Star Wars. E lo Jedi di Star Wars per oggi. Il tuo primo cosplay qual è stato? Il mio primo cosplay è stato Snow di Final Fantasy 13. Bello, raga, lo conoscete? Scrivetelo nei commenti. Lo riporterai prima o poi? Non mi dispiacerebbe. Quando non lo diciamo, fateci sapere nei commenti se volete vederlo con Snow di Final Fantasy. Quale sarebbe? 13. Quale sarebbe? Quello alto e biondo, capelli lunghi. È il biondone! C'è sta il biondone! Che fa da dire? Il tuo cosplay che è meglio e che è mai riuscito, quale invece? Dai, Obi-Wan! C'è sta, raga, c'è sta! Allora, eccoli qua, via, non te vergogna, non te... Che personaggio siete? Che io sono ignorante.
Io sono Irata Scioglio di Aikyu. Tu? E io Kemma di Aikyu. Giocate a pallavolo, se non sbaglio. Esatto. Chi è più forte tra i due? Io ovviamente. Tu è... cioè... Allora, di forza io, di tecnica lui. Beh, c'è piace, c'è piace. Il vostro primo cosplay qual è stato? Cico Tobi di UGF. E tu invece? Questo. Questo, da quanto tempo? L'anno scorso. Bello, bello, ci piace. Per quanto altro tempo lo porterai questo cosplay? Finché ti rompi il cazzo. Tu invece, per quanto altro tempo, qual è il primo cosplay che hai fatto? Lo riporterai in fiera prima o poi? Non chiedo proprio perché non seguo più il GF. Non segue più, zero te palle subito, zero te palle. Sinceramente, che personaggio siete, raga? Allora, io sono Mima di Perfect Blue. Ok, aspetta che l'ho tutto mischiato. Tu sei? Mima di Perfect Blue. Tu invece sei? Io sono Ricca Takanashi. Porella, l'hanno cercata, t'hanno cercato. Con che t'hanno cercato? Col chiodo? No, in realtà è fatta apposta. L'hai fatta apposta, è cercata apposta. È masochista, è masochista. No, è il mio occhio demoniaco. È il suo occhio demoniaco? Non gli rompete il cazzo all'occhio demoniaco. Il tuo primo cosplay qual è stato? Allora... io ho sempre fatto cosplay da quando ho tipo 5 anni, quindi il primo cosplay serio è in assoluto. Ah, in assoluto qualcuno delle Monster High, Frankie delle Monster High. Ragazzi, se lo conoscete scrivetelo nei commenti. Invece il tuo primo cosplay qual è stato? Il mio primo cosplay è stato, penso, lo ricordo molto bene, forse qualcuno di Five Nights at Freddy's. Può essere, può essere. Lo riporterai prima o poi? No, mai. Perché no? Già sei rotto il cazzo. Sì, in pratica. In pratica, sì, ci ho avuto ragione. Tu invece prima o poi riporterai il tuo primissimo cosplay? Penso di sì. Lo riporterai? Sì. Non si sa quando, già lo sai. Non lo so. Quando gli evasse sì. Di nuovo, lo riporterai. Bello, ci piace. Ragazzi, scrivete nei commenti che voto gli date a sti due cosplay. A me piacciono parecchio. Raga, ma ha incuriosito tanto questo cosplay. C'ha la coda, fa vedere che si muove... Raga, è un alieno, è un alieno. Gli alieni esistono ed eccolo qua, l'alieno cornuto, il primo cosplay cornuto del video ci mancava ed eccolo qua. Che personaggio è il tuo? Che io sono ignorantone. In realtà è un mio personaggio originale, l'ho disegnato io. Io adoro gli original perché hanno fantasia di inventarsi cosplay, cosa che io non ho. E quindi quindi gli hai dato un nome al tuo personaggio? Ah sì, si chiama Iroto. Iroto? Con la coda che ruota, diciamo. Ecco, esatto. Il tuo, quindi hai fatto altri cosplay prima di questo? Sì, in realtà ne ho fatti. Dimmi il tuo primissimo cosplay in assoluto, qual è stato? Il mio primissimo cosplay in assoluto? Cos'è che avevamo fatto di cosplay? Non mi ricordo, cioè è stato... Era qualcosa di Love Live, tipo. Sì, tu sì. Il mio tipo è stato uno dei personaggi di Love Live. Di Love Live, ragazzi, se lo conoscete scrivetelo nei commenti. Lo riporterai prima o poi il tuo primissimo cosplay? No, non credo. No, sei già rotto il cazzo. Sei già rotto il cazzo. Ma stiamo parlando di tipo 12 anni fa. Sei rotto le palle. Intanto c'ha la coda che si muove. Fa vedere la coda che si muove. A me la coda che si muove mi piace. E quindi, ragazzi, abbiamo visto alcuni cosplay che ci stanno qui a Ossa Comics al primo giorno. Abbiamo visto qualcosa. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e che voto gli date. Il 10 secondo voi di che cosplay che avevamo incontrato poco fa, a chi glielo date? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video sempre con altri cosplay qui a Ostia Comics. Shokari!